Arte e solidarietà, questo è il titolo dello Zoom In di oggi e per farlo presentiamo due ospiti in studio, a partire dal maestro Antonio Cericola, compositore e direttore d'orchestra. Benvenuto. Accanto a lui abbiamo un pittore performer, spiegheremo cosa significa, lui si chiama Juan Carlos. Benvenuto. Grazie. Si parla di un evento di beneficenza, di solidarietà, questo è il titolo. E allora tutto questo verrà destinato all'AGBE, l'Associazione Genitori Bambini Emopatici di Pescara. Ne abbiamo parlato spesso. Prima di intervistare i nostri ospiti, iniziamo proprio con il presidente dell'AGBE che ascoltiamo. Vediamo. L'appuntamento è per domenica 16 alle ore 18 al Teatro Flaiano. Un grande amico, Antonio Cericola, con maestri di chiara fama, ci incontreremo per una serata di musica alla quale parteciperà sia il coro polifonico che il coro di voci bianche, e dulcis in fundo la presenza di un artista, Juan Carlos, che dipingerà per noi un quadro che poi verrà messo all'asta e il cui ricavato, come quello degli introiti derivanti dalla serata, sarà destinato alla gestione della casa alloggio AGBE 30 ore per la vita. E allora queste le premesse, ci spiegate bene che cosa succederà al Flaiano. Abbiamo detto direttore d'orchestra, compositore e maestro, perché noi siamo stati anche nella sua scuola a vedere quando insegna i bambini. Che cosa avete in programma per domenica? Cosa si troveranno davanti gli spettatori? Si tratta di uno spettacolo in cui l'arte a 360 gradi viene coniugata con la pittura estemporanea di Juan Carlos, che dipingerà letteralmente la musica che io ho composto per questo spettacolo. Sul palcoscenico avremo un organico di oltre 200 interpreti, tra i bambini delle voci bianche, i coristi del coro polifonico dell'Accademia delle Arti che porta il mio nome, e attori, chitarristi, orchestra, pianisti e cantanti che interpreteranno delle liriche di Gabriele D'Annunzio appositamente musicate da me. La particolarità, la curiosità, soprattutto per chi insomma non è abituato a queste cose, è a vedere un pittore performer che compone un quadro a ritmo di musica, perché poi c'è un bellissimo legame tra, questa è sempre per un'arte, la musica, perciò come nasce quest'idea di realizzare un quadro ascoltando musica istantaneamente, senza fermarsi? Sì, la mia carriera ventennale come performance è costruita sulla musica di Astor Piazzolla. In 20 anni io eseguo in tutti i teatri, non solo italiani, queste performance dove concretizzo, si materializza un'opera davanti agli sguardi a volte incredule del pubblico, e per questo diciamo fino ad ora era quasi molto normale, adesso diventa molto più complesso perché devo entrare dentro della musica del maestro Antonio Cericola e dare tutta quella potenza e quella forza istintiva che la vibrazione musicale produce in me quando io compongo. Noi ieri siamo stati a fare una visita proprio alla scuola, all'Accademia di Musica del maestro Cericola, e gli abbiamo chiesto un fuori programma perché c'era un pianoforte veramente bellissimo, splendido. Allora abbiamo detto si può sedere un attimo, noi abbiamo fatto quella è un'improvvisazione ovviamente, però ci ha affascinato da morire. Allora io chiedo alla regia se si può ascoltare, vedere un pezzettino, perché ovviamente non parliamo di quello che è preparato per domenica come insomma composizione, però intanto facciamo vedere le mani che si muovono, vediamo se abbiamo il pezzetto. Allora aspettiamo un attimo, andiamo avanti. Abbiamo detto, quanto tempo c'è per realizzare l'opera? E tutta la durata dello spettacolo, andrò sull'ora e 40, l'ora più o meno? Un'ora e 30. Un'ora e 30. In questi casi poi si usano delle tele molto grandi, vero? No, non lavoro con tele, questa è la dinamica, si svolge in diafanismo, tecnicamente in diafana, significa che lavoro con un pannello in plexiglass, in trasparenza, quindi non c'è tela, non c'è tavola, non c'è nulla, e poi lavoro con le spatole. Quindi io sono molto teatrale, molto dentro della musica, vado quasi in trance, diciamo, entro dentro la musica, e ho un assistente che è quella che mi porta, secondo il tempo cronologico, mi consegna le tavolozze.
Ecco, cerchiamo di immaginare, ci sono dei colori, poi c'è il plexiglass, che quindi già è una, come si dice, una superficie complicata, perché la tela assorbe il plexiglass, no? I colori vengono scelti prima? Tutto improvvisato? No, c'è un ordine di composizione naturalmente, ma questo ordine può essere poi, può subire delle varianti secondo una serie di improvvisazione e anche di vibrazione musicale. Io vivo in simbiosi con la musica, cioè entrare dentro della musica del maestro Antonio Ciricola per me è una grande evoluzione prima di tutto, è la più grande novità, perché il 16 nemmeno io ho a priori un impianto, diciamo, preparato. Ecco. Come vi siete conosciuti? Di fama e di nome ci conosciamo oramai da quando lui è in Italia. E ci siamo incontrati con una amica comune, la maestra Orietta Cipriani, che è una mia cara amica, e mi ha presentato il maestro in occasione di un concerto, e quindi abbiamo discusso e valutato questa possibilità di coniugare la mia musica con la sua pittura estemporanea su plexiglass. Allora, lui ha detto: io vado in trance, ascolto la musica e creo la mia opera. E invece un compositore che deve creare musica come fa? Il fenomeno della creazione nasce dal processo di astrazione e sintesi nella testa di un artista, per cui si immagina quello che poi sarà. È quasi un iperuranio platonico, è quasi un mondo delle idee che poi viene ritradotto come fenomeno acustico. Ovviamente ci sono anni e anni e anni di studio per poter fare sia il compositore che il direttore d'orchestra, però non va negata la componente emozionale, la componente di ispirazione cosiddetta, anche se tecnicamente un compositore riesce a comporre in qualsiasi momento del giorno e della notte. Quindi. E invece lei dove la trova l'ispirazione quando deve comporre? Dipende dal momento che stai vivendo, dipende dal periodo della tua vita, dipende dall'evenienza che potrebbe essere volutamente ad hoc, dipende dal contesto che uno sta vivendo, poi dipende dal destinatario dell'opera. Una cosa è scrivere un'opera per i bambini, altra cosa per gli adolescenti, altra cosa per gli adulti. Altra cosa ancora, mettere in sintesi, cosa che avverrà, l'esecuzione con organici diversi, quindi con l'orchestra, con i pianisti, con i chitarristi, violinisti, violoncellisti, violisti, contrabbassisti, bambini, voci recitanti. Avremo due attori, Ezio Budini e Eliana De Marinis, che reciteranno i versi del maestro Carlos sulla musica appositamente da me composta, e avremo il coro polifonico degli adulti, che è composto quindi da ragazzi fino a uomini e donne in tutto maturi, quindi l'organico è veramente molto nutrito, variopinto anche da un punto di vista dell'età, perché partiamo dai bambini di 4 anni sino a uomini maturi di 60-70, quindi c'è veramente di tutto. Compositore e direttore d'orchestra, la differenza per chi pratica tutte e due, qual è, cosa le piace di più? Il fatto di comporre non implica necessariamente di saper dirigere. E il fatto di saper dirigere non implica essere compositore. Essere ambedue le cose, come anche strumentista, perché quando avevo 20 anni, fino a 20 anni ho fatto il concertista, suonavo il pianoforte, ero da solo, io e il mio pianoforte sul teatro. Poi ho deciso di coniugare solo la parte compositiva e direttoriale, perché mi dà maggiore soddisfazione sapere di lasciare un pezzo di storia che può essere replicato in qualsiasi momento in più posti diversi. Quindi la soddisfazione che ha il compositore è quella di creare dal nulla qualcosa che resta nella storia, è fruibile in più luoghi geografici da diverse persone nello stesso momento, cosa impossibile per un esecutore, perché non può ripetersi contemporaneamente in più posti del mondo.
Per un compositore avviene questo. Io invece volevo chiedere a Juan Carlos, essere un pittore performer vuol dire fare una sintesi tra quello che è l'emotività, il tempo che passa, perché ovviamente c'è una scadenza in quel caso, certo. e metterci della tecnica. È vero o no che nel comporre delle opere d'arte si soffre un po'? Sì, c'è un modo di entrare dentro dell'anima di quello che io sto ascoltando. Per me praticamente entrare dentro della musica è vivere quello che io chiamo la mia totale libertà. Se non avessi una conoscenza esasperata dal punto di vista tecnico, considerando che io sono un artista che lavora con le spatole, essendo questo un attrezzo molto complesso, anche se ha come virtù il fatto che sia molto teatrale nella sua gestualità, ciò non toglie che la composizione tecnica non è molto lontana dalla parte emotiva, quindi il dominare la razionalità e l'irrazionale mi porta a questa sintesi. Davanti a me la trasparenza, la mia ombra è la più completa libertà. C'è del nervosismo, cioè se dovessimo raccontare le emozioni che si provano in un'ora e 40 di creazione, quali sono le emozioni? Le emozioni sono potenti, adrenaliniche, sono incontrollabili. Il fatto che io sia totalmente in trance, che non sia razionale in quello che sto facendo, se non col seno di poi, è chiaro che devo avere una grande fiducia tanto il maestro compositore e poi anche nei miei mezzi e soprattutto nel rispetto sublime che spesso il pubblico ha verso il nostro lavoro. Poi devo dire che comunque tutte e due esercitate ognuno un potere sull'altro domenica, quindi certo. Vi dovete anche mettere in una certa connessione, giusto? È un processo osmotico di compensazione reciproca, per cui laddove c'è una vibrazione emozionale viene tradotta con il cromatismo pittorico, quindi io vedrò anche quello che lui realizzerà, per cui nell'interpretazione gestuale del direttore d'orchestra si ha un'interpretazione che viene recepita dall'organico orchestrale e corale, e quindi ci sarà questa simbiosi osmotica tra la pittura e tutto quello che evoca il suono della musica che viene eseguita in diretta. Poco prima di chiudere, ognuno di voi mi dà una buona ragione per venire domenica a sostenere l'AGB e quindi assistere a questo grande spettacolo. Sì, tanto perché l'arte, nella sua sintesi, potrebbe anche essere donare. L'arte di donare potrebbe essere una sintesi straordinaria. E poi c'è una frase di Vinicio de Moraes, grande compositore e poeta brasiliano, che diceva: la vita è l'arte dell'incontro, quindi è incontrarsi un capolavoro, per cui venire lì e incontrare noi e noi incontrare il pubblico, già questo è anche arte. Maestro. Donare è sicuramente un'azione bellissima, donare senza ricevere è ancora più nobile, perché non c'è lo scambio del do ut des. Sicuramente il giorno 16 ci sarà la possibilità di fare beneficenza per una giusta causa sposata dall'AGBE. E sicuramente i bambini che parteciperanno, accompagnati dai loro genitori, ma anche gli adulti, avranno possibilità di assistere non al solito concerto, non al solito spettacolo, ma avranno una possibilità di vedere dal vivo un pezzo di storia dell'arte che si concretizza sotto i loro occhi. Allora l'appuntamento è domenica 16 novembre ore 18, Teatro Flaiano a Pescara, perciò lo spettacolo sarà assolutamente nuovo, mai visto, pieno di emozioni come ci hanno raccontato, e soprattutto niente di previsto, tutto quanto succederà davanti agli occhi degli spettatori. La causa è ottima, è quella della solidarietà, è quella di sostenere i bambini affetti da leucemie, perciò ringraziamo tantissimo il maestro Antonio Cericola. Grazie. Ringraziamo a voi. Tantissimo il pittore performer Juan Carlos. Grazie. Noi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.